Ciao a tutti per la gente di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo sul nuovo gioco, il cui titolo è Truck Driver. Come potete ben vedere, il gioco ha una tematica abbastanza chiara, ossia quello del trasporto con camion. Gioca, vai, gioca, gioca. Allora, nuova partita, grazie. Grazie, nuova partita. E vedremo un po' di cosa si tratta. Sono proprio curioso di conoscere questo gioco, sembra davvero interessante, vediamo che spunti ci darà. Spero che la musichetta non sia troppo alta, penso di no. Allora, seleziona il tuo personaggio, abbiamo quattro tipi, no, non possiamo personalizzare, vabbè, so questi, so questi, so questi. Direi che non c'è l'imbarazzo della scelta, non, niente di personale, però. Sono obbligato a prendere lui, che è quello che più mi rappresenta. Sì, anche il gioco mi dice: vuoi davvero scegliere questo personaggio? Sì, lo so, forse è un tono ironico, ma penso di no. Zio, ti diamo il benvenuto da Truck Driver. Durante questa breve introduzione imparerai a manovrare il camion. Ah, grazie, zio. Non so chi tu sia, però. Vabbè, zio. Zio come? Zio è in genere, ecco. Mettete voi il nome che preferite, il nome del vostro zio preferito. Devo proprio. In effetti, non sono proprio esaltato nell'imparare a manovrare un camion, ma va bene così. E non ho letto cosa mi ha risposto lo zio perché mi sono un po' distratto. Comunque, usa il quadro strumenti per avviare il motore del camion. Quindi il quadro strumenti, aspettate, aspettate. Left control, quindi ok, apri quattro strumenti, ok, quindi con left control quattro strumenti, perfetto. Con i avviamo e spegniamo il motore. Ma io posso avviare senza aprire il quattro strumenti, giusto? Vabbè. Ottimo, adesso guarda il pannello a destra per i controlli basilari del veicolo. È che del zio parli veloce, io ancora qua sono a leggere. Controlli del camion, come manovrare il mezzo, sterzo a sinistra, sterzo a destra, eccetera, la mappa. Ok, partiamo. Sono emozionato, partiamo, dai. Piano, così. Molto adagio, molto adagio. Ma perché siamo. Dovremmo guidare a destra, per cortesia. Per cortesia. Ci siamo, eh? Non vi preoccupate che ci siamo. Io so che ce la posso dare precedenza. Ok, do la precedenza a chi? A chi? Allora, questa è la mappa di gioco. Oggi mi ha preso la giochite. Siamo nella bellissima città di Midam, che tutti un po' conosciamo. Sto scherzando, dove cavolo è Midam? Comunque, poi non so nemmeno se ste mappe sono realistiche, nel senso se Midam è davvero una città esistente. Allora, ma che devo fare? Guida fino al deposito. Sì, ma il deposito dov'è? Scusi, lego con questa macchina. Scusi, che non mi fa passare? Ah, ma c'è. Ci sono i pedoni. Sulle strisce pedonali. Ah, il signore si è addormentato. Non mi fa passare più. Oh, ma tutti. Oh, alleluia. Passiamo, eh. Il deposito dovrebbe essere questo, no? No, non mi sembra il deposito. Vedete, qui c'è un simbolino che segna la nostra missione. Vedete questo simbolino? Quindi il deposito è qua. E c'è pure in basso a destra nel navigatore. Mannaggia a me. Allora, ok, dai. Va bene, ma guardate come siamo brevissimi a guidare. Siamo dei piloti provetti. Benissimo, ora trovo il rimorchio parcheggiato e aggancio al camion. Ok, zio. Bella zio. Come usare il camera? Aggancio o sgancio un rimorchio? Cambia visuale? Sì, io cambierei la visuale perché è un po' difficile. Ok.
Io qui userei la visuale dall'alto, penso che sia la migliore. Ok. No, non è la migliore. No, sto scherzando. Piano. 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 Ok, lo dovremmo agganciare così, no? Vediamo un'altra visuale, questa non è buona. Ok, vabbè, utilizziamo questa, dai. No, Sì, ho delle difficoltà, a manovrare sto camion. No, al contrario, ok. E fu così. Ma si aggancia, è un po' storto. Sì, si aggancia lo stesso. Ok, boh, avanti. E agganciamo. Molto bene, ora porta quel rimorchio a Walserhaven, addirittura. Seguendo le indicazioni del Satnav. Ok, quindi dobbiamo uscire da qua. Forse avevo messo il freno a mano perché no, da qua non si esce. Da qua non si esce. E fu così che distrussi mezzo mondo. Allora, forse ce la facciamo, dai. Sì, vedete in basso le frecce ci dicono dove andare ed è una cosa buona e giusta. Ragazzi, vi dovete fare passare perché oggi è il mio primo giorno di guida, quindi so guai per voi, so guai. Se non volete portare la vostra macchina dal meccanico, fatemi passare, grazie. E soprattutto se non volete finire al cimitero, è molto probabile. Ok. Ok, ora guardiamo a destra e a sinistra come da manuale del buon autista. E non solo. E andiamo di qua. Andiamo di qua perché dobbiamo andare a Walserhaven. Yeah. Allora, vediamo un po'. No, no, piano, piano, piano. Allora, cambiamo la visuale. Aspetta. Mannaggia voi. Ok. Ma cos'è successo là? Perché c'è una cassa con un segnale distrutto? Boh, comunque. Non sono stato io a distruggere quel segnale, vedete? E sì, dovevo andare a destra. Sarà stato qualche mio collega un po' al primo giorno come me di guida. Non capisco perché lo specchietto a sinistra ha una qualità bassa, ma qui questa è la strada giusta, sì. Sì, cioè si vede tutto sgranato, ma pure la strada, boh, c'è qualcosa di strano. Non c'è una vera e propria opzione per stabilire il livello di qualità e questo per me è qualcosa di strano, non so per voi. Boh, ne prendiamo atto, mi informerò sicuramente. Sì, ci sono questi, tipo le texture, il livello delle texture, la qualità delle texture, perché non la posso decidere? Dov'è? Non c'è. Va bene. Pazienza, andiamo. Andiamo. Dove andiamo? Ecco, andiamo a sbattere. Sì, ce la posso fare, dai, scatta. Sì, ci sono alcune texture che sono molto sgranate, cioè non capisco perché. E non c'è modo di sistemare la cosa, perché nelle opzioni non si può impostare nulla in pratica. A parte delle opzioni grafiche, secondo me sono superflue, ossia se vuoi avere proprio una grafica al 100%, ecco, ma io vorrei arrivare almeno al 90%, non mi interessa il 100%.
Sì, ma scusate, questo semaforo quando si sblocca, stiamo qua da mezz'ora. Ecco qui, verde, dai. Tra l'altro dobbiamo girare a destra, ecco, piano piano senza fare danni. Ok. Con il nostro bel tir. Piano, piano, ecco, guidiamo così che è meglio, eh? Ok. Cos'è quello? No? Un collega? Ah, un trattore. Attenzione che c'è il trattore è pericoloso, eh. Peraltro stiamo superando i limiti di velocità, vedete quel 50 in basso, ecco, dovremmo andare massimo a 50. E noi ci becchiamo una bella multa. Trattorino. Trattorino si sposti che ho fretta, dai. Trattorino. Mannaggia la miseria. Sorpassiamo in curva? No. No, non si fa. Io sorpasso, io sorpasso. Arrivederla. Arrivederla. Ecco, siamo attenti a non superare il limite della velocità. Ecco, stiamo scendendo lungo questa zona costiera che è abbastanza frastagliata, alta. Lì c'è un faro alla nostra destra, vedete là. Ecco, senza piano, piano che qui finiamo a mare, eh. Piano che qui facciamo un tuffo di 700 metri. Vabbè, 700 metri no, ma quasi. Allora, ok. Ancora siamo lontani. Ma scusate, ma dov'è che devo andare? Scusate, aspetta, eh. Ah, West Eleven, ok, siamo quasi arrivati, eh. Scusi. Senza fare incidenti, per favore, grazie. Senza fare incidenti. Qua siamo. Ah, mannaggia, miseria, qua siamo arrivati. Ok. Ecco, lì c'è il luogo in cui dobbiamo attaccare il rimorchio. Accuratezza 0%, sì. Dobbiamo essere precisi. Attenzione, attenzione, guardate come aumenta il livello di accuratezza. Ma io mi accontenterei di un 60%. Buonanotte. Allora, non ho capito io un po' come funziona qua il movimento di tutto. È un po' complicato, diciamo. Sì. Ce la posso fare, ce la posso, io ce la posso fare, eh. Aspettate che così è perfetto. Aspettate che così è perfetto. Vada così. Vada così. No, no, non mi sembra perfetto. Allora, se faccio così, va. No, 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 no. Io in questi giochi odio proprio il momento del parcheggio, perché non capisco un po' il movimento da fare. È abbastanza complicated. Ecco, ci siamo più o meno raddrizzati. Al contrario, al contrario. Ok. 90%, stop. Poni. Ok. Colpo del clacson ci stava, eh. Abbiamo salutato un po' la gente del luogo che ci ha accolti con tanta gentilezza, tanto umore. Ma che devo fare? Scusate. Ah, ok, sganciamo. Yes, missione completata. Ci hanno dato 250 euro, grazie, molto gentili.
Un gioco dei ragazzi, ora che si fa, zio, bella zio, apri il menu al teatro gioco e fa la schermata delle routine. Facciamolo subito, inizio dell'abilità passiva, ok. Hai sbloccato qualcosa di nuovo, hai sbloccato il livello autista di O-Motion, delle routine, ma in che senso? Vabbè, apriamo il menu di gioco, quindi abbiamo delle abilità che possiamo sbloccare, possiamo migliorare. Routine, attraverso i punti esperienza possiamo sbloccare dei livelli riguardanti varie cose che devo capire. Autista di O-Motion, in che senso? Che cosa fa questo? Riceve un bonus per il denaro guadagnato. Ma sì, guadagniamo di più, ma che ce frega. Vuoi spendere 250 di esperienza per far salire? Sì. Sì. Ok, sono un autista di O-Motion, O-Motion, che non so come si pronuncia, e abbiamo ricevuto un bonus dell'1% per il denaro guadagnato. Siamo ricchissimi, siamo. Molto bene, adesso devi fare il pieno al camion. Guarda nell'angolo in basso a destra dello schermo, vicino al navigatore satellitare, il livello del carburante è basso. È importante tenere il serbatoio sempre pieno e stare a secco nel bel mezzo di un carico, di un incarico. Non è il massimo, non credi? Potresti persino rimetterci il lavoro in corso. Va bene, come dici tu. No, sarebbe davvero un peccato. Andiamo, segui le indicazioni del sat-nav e raggiungi la stazione. Qui facciamo danni, eh. Ok. Qui buttiamo le case della gente a terra. Scusi, signore. Sia più attento che sto passando io. Allora, e se dobbiamo quindi fare rifornimento al camion, vedete a destra, in basso a destra c'è proprio l'indicatore del carburante che al momento è a metà più o meno. Okay, andiamo a fare carburante, dai, facciamo rifornimento tutti insieme appassionatamente, così. Così. Ok, con E tenuto premuto facciamo rifornimento. Motore acceso, giustamente dobbiamo spegnere. Ovviamente spendiamo soldi per rifornire il camioncino. Sì. Ok, ora sì che posso accettare un lavoro. Calma, calma, la stanchezza deve farsi sentire. Guarda la barra dell'energia nella parte in basso a sinistra dello schermo. Finirai col provocare incidenti. Se dovessi addormentarti al volante, potresti rimetterci il lavoro. E non solo. Riposati un po' e preparati per incarichi importanti. Va bene, quindi c'è anche un livello di energia dell'autista. Dove posso riposare? Ti mandano posizione direttamente sul sat nav, vai, ricarica le batterie. Ecco, quindi dopo aver ricaricato il tir rifornendolo di carburante, andiamo a ricaricarci noi con una bella nottata di riposo. Stiamo iniziando ad accusare il sonno. Ok, non mi fanno leggere nulla, mannaggia a voi. Comunque, tieni d'occhio la barra dell'energia in basso a sinistra, puoi restare sveglio per 16 ore prima di addormentarti. Se la barra dell'energia si svuota durante una consegna, fallirai la missione. Quindi dobbiamo stare attentissimi sia al carburante che alla nostra energia. Puoi recuperare energia nelle aree di servizio. Vabbè, quindi andiamo nell'area di servizio. E se sì, motore spento, che andiamo. Scusi, non l'avevo vista, buon uomo. E quanti siete, mannaggia, poi passiamo. Mettete sempre in mezzo ai piedi, qui c'è gente che lavora, mannaggia voi. Ok, allora andiamo.
Andiamo, la stanchezza si fa sentire. Andiamo. Sì, vedete, c'è la strada, vedete davanti a me che si vede un po' così sgranata. Non so come sistemare questa cosa. Ora, dopo questo gameplay, mi informerò, vediamo un po' se per il prossimo gameplay potrò migliorare un po' la qualità grafica. Ok, quindi proseguiamo per la nostra strada che ci è gentilmente indicata dal navigatore in basso a destra. E vediamo perché si sono fermati. Scusate, ma che state facendo? Com'era il clacson? Non lo so che stanno facendo. Adesso le quattro frecce. Ma io proverei il sorpasso. Aspettate, non è che possiamo. Cos'è successo? Mistero. Le due auto davanti a me sono state prelevate da un rapimento alieno. Sono scomparse nel nulla. Probabilmente qualche alieno simpatico, vigile urbano sicuramente, si è occupato del caso e ha rimosso le auto che bloccavano il traffico. Ok, allora l'area di servizio è qua a destra. Sì, qua è qua. Eccoci qua. Stai per addormentarti. Trovo un'area dove so stare. Eh sì, lo so, lo so. Quindi con E dormiamo, con E facciamo un sacco di cose. Spegni il motore, giustamente. Devo spegnere il motore, mica. Così è spento. Vuoi dormire per 4 ore e recuperare l'energia? Sì. Ciao, spero che tu abbia fatto pieno di energie per il tuo primo incarico. Sì, zio, non si preoccupi. Hai altri consigli da darmi? Un'ultima cosa, dammi un momento, ti manderò un messaggio a breve. Ma non me lo potevi dire ora, perché dopo? Vabbè. Vabbè, nel frattempo si è fatta notte. Quindi, ottimo, torna al garage. Ho qualche altra cosa da mostrarti, ti piacerà. Io sono un po' preoccupato, chissà cosa tiene nel garage lo zio. Di cui al momento ci fidiamo ben poco. E aspettate, che qui la manovra è abbastanza. Come faccio ad accendere le luci? Sto premendo di tutto. Ah, ecco qua, con uno. Ecco, ci sono pure gli abbaglianti. Ok, perfetto. Abbiamo messo pure la freccia, visto che siamo carini. Motore spento. No, dobbiamo andare a destra. Fatemi passare, dai. Io sono più grosso di voi. Ecco, lui l'ha capito. Noi dovremmo dare la precedenza, ma siccome siamo più grossi, passiamo prima. Non è vero, comunque, va bene così. Il nuovo codice della strada, ragazzi. Chi è più grosso passa prima. Allora, ok, andiamo a destra, ma che c'è, ma chi se ne frega? No! Ok, abbiamo. Sì. Ok, bello, ci siamo presi 250 euro di multa per aver passato col rosso, va bene, che ci sia direzione per le prossime volte. Se ne frega, ma tanto noi qua siamo un'azienda bella florida, ma chi se ne frega dei 250 euro. Ok. No, 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 no.
Aspetta, era arancione, era arancione. Ecco, stava scattando il rosso e però ce l'avevo fatta. Il livello dell'abilità è aumentato, raggiunto il livello 1 della tua abilità. Più 500 euro, grazie, grazie. Ah, ma quindi è tipo gioco di ruolo, cioè possiamo migliorare le nostre abilità e ci premieranno pure con soldini. Hai capito? Ma così si vola. Così si vola, ragazzi. Comunque io direi di ecco, senza fare incidenti, io direi di qui sì, ci siamo passati prima. Durante il viaggio di andata. Allora, andiamo in questo garage. Non sto assolutamente rispettando i limiti di velocità, ma chi se ne frega, tanto. Io ho fretta, ragazzi, non ci posso fare. Allora, così, così. Proseguiamo sempre dritti. Ok, non faccio passare il signore che si stava apprestando a utilizzare le strisce pedonali. Invece andiamo qui dritti, diretti ed entriamo nel garagino, garagetto. Benvenuto nel mio garage, fermati pure quando vuoi. Ora ti faccio vedere. Seleziona il tuo camion. Promotion è la marca. Sì, allora. Non ci sono le marche reali, quindi queste sono marche di tir inventati. Penso che non esiste un motion. Venture, non ho mai sentito nominare. Boh, poi mi informerò, ma non penso che esistano queste marche. Perché ripeto, non me ne intendo di tir e cose del genere. Genere di auto, no, no. Capisco ben poco. Allora, il camion, qui puoi selezionare il tuo camion attuale e acquistarne di nuovi. In questo momento abbiamo Low Motion Cruisers senza la S finale, non so perché l'ho messa. Qui ci sono vari livelli, consumo di carburante, prestazioni, usura del motore, usura degli pneumatici, robustezza della carrozzeria. Diciamo che è un camion mediocre, niente di che, vedete questi livelli abbastanza scarsi. Scusate, ma che cosa aveva detto lo zio? Devi completare fino a destinazione di Charlie. Ah, ok, quindi per sbloccare gli altri camion che sono migliori in certe cose e peggiori in altri, dobbiamo fare delle cose. Dobbiamo completare delle missioni, degli incarichi che ci daranno. Personalizza. Il tuo camion è già danneggiato. Fai attenzione in futuro. Ripararlo ti costerà una fortuna. Per riparare il camion, seleziona l'opzione ripara tutto. Quindi ripariamo il nostro camion. Ok, quindi qui siamo nella fase di riparazione. Ci sono quattro categorie: pneumatici, carrozzeria, motore, tutto. Facciamo ripara tutto. Ci costa del tutto 285 euro. Vai, compra, compra. Abbiamo riparato. Qui potrai personalizzare, migliorare e modificare il tuo camion. In alto a destra troverai ulteriori spiegazioni. Ora vai e dimostra quanto vale. Non mi hanno fatto leggere nuovamente nulla. Ora devi occuparti del tuo incarico e incontrarti con Charlie Dover. Ma dove? Scusate la battuta. Lui ti darà un lavoro da fare. Quindi ci dobbiamo incontrare con questo Charlie che ci darà il nostro primo lavoro. Allora. E vabbè, andiamo da Charlie, ma che vi posso dire? Signore, si tolga per favore. Paolo al volante, pericolo costante, dai. Ops, no! Camion è subito dei danni. Abbiamo fatto un piccolo incidente, ragazzi. Non ci fate caso. Non ci fate caso. È finita schifio. Ma cosa? Ah, ma c'è qua. Scusate. Vabbè, un piccolo incidentino. Scusi, mi faccio passare. Grazie. Allora, dobbiamo andare sempre dritti perché è così.
Vabbè, abbiamo il camion un po' danneggiato, lo sistemeremo più in là. In basso a sinistra si vedono i danni, vedete lì l'icona, penso che quelli siano i danni, l'icona del camion. Vedete, c'è il motore che è in giallo e lì, ma va, ma come le fate queste strade? Stavo dicendo, gli pneumatici sono gialli, quindi hanno ricevuto dei danni e anche il motore, quindi prima o poi hai. Ti sto distruggendo il camion. Sto distruggendo il camion molto allegramente. Ma va bene così. È tutto sotto controllo, ragazzi. Tutto sotto controllo. Come no? Ecco qui, piano, piano, piano. Ecco qui che c'è il semaforo. Dai, dai, amico. Amico, mi fai passare oppure no? Ecco qui una bellissima e romantica notte stellata con la luna a sinistra che ci osserva e che sicuramente sì, la luna si sarà domandata, ma questo come guida, come guida? Il limite qua è a quant'è? 50. Ah, ecco, stanno rispettando il limite di velocità. Ecco perché vanno così piano. Mica sono dei delinquenti come me. Mannaggia voi. Dai, che ho fretta. Dai, dai, forza. Vabbè, sicuramente già avrò fatto tipo 500-600 euro di danno sul camion, ma vabbè, cose che capitano, ragazzi. È la prima volta, tutto è concesso, anche la seconda, la terza, la quarta. Ok. Dai che lì c'è il faro, dai che stiamo arrivando a incontrare questo Charlie Dover che ci aspetta per consegnarci un incarico misterioso. Chissà, mannaggia voi. E mi frenate così all'improvviso. Scusate, ma che ve l'ha data la parete? Scusate, fatemi passare, grazie. E ho fretta, devo incontrare Charlie. Non so se conoscete il grandissimo Charlie Dover, conosciuto in tutto il mondo per la sua abilità nel dare incarichi a camionisti bravissimi come me. Andiamo, andiamo. Mannaggia voi. Allora, qua a sinistra. Dare precedenza. Pure il trattore si ci mette. Oh, dai, trattore, passi. Ok. Dai che siamo arrivati, il signor Dover si dovrebbe trovare, ecco, senza ulteriori incidenti, arrivo sano e salvo, più o meno. E che devo fare qua, scusate? Ah, là, vai, ok. Incarichi. Lui sarebbe Charlie Dover, cioè ci siamo fatti tutta questa strada per questo signore, non so se mi spiego, va bene. Charlie Dover, quindi tu saresti il nuovo autista e vediamo se hai la stoffa necessaria. Sì, caro mio, sono stato poco fa dal sarto e ho provveduto. Introduzione a Charlie Dover, dai, introducimi. Ehi, nuovo arrivato, cominciamo con un incarico facile facile. Mi ci metto subito, ma se ancora non lo sappiamo.
Il rimorchio è fuori, portalo al mio deposito dietro l'isolato. Solo dietro l'isolato non è molto eccitante. Noi piacciono le cose eccitanti, le cose difficili. Vabbè, intanto fai questo, poi si vedrà. Va bene, aggancia il rimorchio entro 5 minuti. Lo faremo nella prossima puntata. Per questo gameplay è tutto. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Vedremo nel prossimo episodio se completeremo questo incarico, a quanto pare facile, in maniera vittoriosa. Quindi, ragazzi, che altro dire? Vi saluto, ci vediamo alla prossima e, come sempre, in mille altre mirabolanti avventure. Ciao!